sono una persona molto tranquilla, molto riservata, ma socievole allo stesso tempo e soprattutto porto molto rispetto a tutti, a prescindere dal mestiere o da quello che possano fare nella vita. E quando vedo e quando sento che anche dall'altra parte c'è questo rispetto, questo carattere molto simile al mio, mi avvicino e mi trovo bene, perché comunque è un carattere particolare, non, sono socievole al punto giusto, ma non eccedo mai, insomma, nei rapporti. Non, prima che riesca ad aprirmi devo essere proprio sicuro al 100% che dall'altra parte ci sia un rapporto di vera amicizia e non diciamo che si approfittino del frattali calciatore. Cioè, mia madre voleva che giocassi in attacco, avevo 5 anni e mezzo, giocavo con i bambini di 6 anni, 7 anni, però volevo giocare a calcio, quindi mi portarono a provare. Primo allenamento in mezzo al campo, non toccavo una palla praticamente, cioè la palla mi passava a fianco, non riuscivo neanche a toccare una palla coi piedi. Io volevo fare il portiere, mia madre non voleva, a un certo punto mi passa una palla, diciamo, di fianco, nel mezzo del centrocampo, e io mi butto e la blocco. E il mister all'epoca fa: scusa, tu cosa ci fai qua in mezzo al campo? Vai in porta. E praticamente dal primo allenamento ho sempre fatto il portiere, non ho mai giocato in mezzo al campo. Molti, c'è questa diceria che dicono che il portiere è pazzo. Beh, sicuramente per fare questo ruolo devi avere delle qualità morali differenti, nel senso che comunque sei da solo, per cui non c'è un ruolo che non so in quanti farebbero. Non può permettersi neanche una distrazione, perché se sbaglia lui il 99% è gol. Quindi uno deve avere una personalità forte per poter fare questo mestiere. La mia passione erano i guanti, ma non per il calcio, però, perché volevo fare il pugile. Ero fissato con i film di Rocky, li guardavo penso tutti i giorni 4-5 volte. E già all'asilo, quando andavo all'asilo, io andavo dalle suore, mi ricordo, mia madre mi veniva a prendere che praticamente menavo alle suore, davo i cazzotti alle suore e mia madre diceva: che fai? Cioè, delle scene proprio incredibili, però mi hanno vietato di fare il pugile perché io ero piccolo, poi loro non volevano, insomma, non volevano farmi subire danni permanenti, e quindi dissi: ok, allora voglio fare il portiere perché hai guanti come il pugile. Oltre che essere un bravissimo direttore sportivo e una bravissima persona, comunque ha fatto il mio ruolo e sai, un minimo di stimolo in più te lo dà, perché sai che comunque, a differenza di magari quanto di quello che possono scrivere su social o giornali, quando giudichi un portiere, per chi non ha mai indossato i guanti non è semplice. Invece io, diciamo, sapere che c'è un direttore che può giudicare le mie prestazioni, ma che ha avuto il mio stesso ruolo, quindi so che è competente in materia, mi dà uno stimolo in più per poter fare ancora meglio, perché comunque so che quando magari lui dice che ho sbagliato qualcosa è perché ho sbagliato qualcosa veramente, non perché l'ha detto uno su Instagram o su Facebook. Diciamo che sul lato tecnico parliamo poco, nel senso, sì, ogni tanto vede l'allenamento, qualche consiglio lo dà, giustamente, uno cerca di apprenderlo, perché è più grande di me, ha giocato in categorie importanti e quindi è normale, però lui non fa sentire questa, diciamo, questa parità di ruolo a livello sportivo, perché comunque ripeto, un direttore bravo, mi piace molto e cerca di non farmi pesare questa cosa che lui ha fatto il mio stesso ruolo. Poi è normale, se c'è qualcosa che mi deve dire me lo dice, giustamente, però parliamo più che altro di atteggiamento di squadra, di aiutare i più giovani, queste cose qua, ma diciamo per quanto riguarda il mio ruolo abbiamo parlato poche volte. Forse lui proprio non vuole far pesare, come ho detto prima, questa cosa qui. Devo dire che mi trovo veramente bene. È una città diversa rispetto a quelle che ho vissuto in passato. E
Sono sincero, soprattutto la gente, e forse sarà anche il clima che un po' ti rende sempre allegro, felice, e comunque anche i rapporti con le persone sono diversi, sono ottimi, ho trovato persone socievoli, quindi sicuramente mi trovo molto bene. Ho avuto un'educazione molto rigida dai miei genitori, rigida tra virgolette perché comunque sono persone eccezionali, però ci tenevano talmente tanto ad avere un figlio educato, che rispettoso delle persone, e quindi mi hanno cresciuto con questa idea e anch'io cerco di trasmettere alle mie figlie, sempre con le dovute maniere, insomma. Sono fortunato perché abbiamo cresciuto io e mia moglie due figlie bravissime ed educatissime, quindi sono orgoglioso di loro e spero che continuino a crescere così, senza cambiare atteggiamento. Quindi sono felice di loro e spero appunto che possano vivere sempre in questa maniera. Olli, vieni. Vieni qua. Ho preso apposta maschio proprio per cercare di pareggiare il numero dei maschi in casa. No, però devo dire, sono felicissimo di avere due femminucce, perché c'è un legame con il papà, si vede proprio che la femmina ha un legame diverso con il proprio padre. I maschi sono più mammoni, insomma, la grande ha 9 anni e quindi vorrei godermele ancora un po' e non pensare a queste cose, perché mi mette un po' d'ansia, un po' di tristezza. E mi mette un po' di tristezza pensare quello che possa capitare loro in futuro. Beh, diciamo che io ormai sono 16 anni che sto con mia moglie e non siamo mai stati più di una settimana, oppure quei 20 giorni che sto in ritiro separati. E penso che la devo ringraziare perché comunque non è da tutti scegliere una vita del genere, lontano dalla propria famiglia, dalle proprie amicizie, lasciare il lavoro, perché comunque lei è laureata, ha aperto uno studio di fisioterapia nella sua città. Nel mio ambito lavorativo, cioè, ci confrontiamo, ci mancherebbe, ne parlo con lei, ne parlo con le bambine, perché comunque è giusto che loro dicano la loro. Però poi quando c'è da prendere la scelta definitiva la prendo io, e questo comunque devo ringraziare anche mia moglie, perché non ha mai messo ostacoli alle mie scelte, ma non ha mai messo le bastoni fra le ruote delle mie scelte, anche se magari lei si trova meglio in una città piuttosto che cambiare tutto, perché poi capisco che per loro è difficile ogni volta trasferire, traslochi, cambiare scuola alle bambine, cambiare amicizie, cambiare abitudini. Per noi è facile, per noi è semplice, perché noi prendiamo, partiamo, andiamo e giochiamo. Poi quello che c'è dietro, molti pensano che il calciatore abbia una vita agiata, una vita serena. Per carità, è un lavoro che non lo cambierei con nessun altro lavoro al mondo, perché sono fortunato, faccio quello che mi piace. Però ho anche i suoi contro, perché comunque ogni anno, 2, 3, 6 mesi c'è la possibilità di cambiare. Ormai questa è la nostra casa. Cioè, io anche l'estate vado 20 giorni a casa così, ma alla fine la nostra base è questa, e doverla trasferire come se avesse le ruote non è semplice. Metto alla base di tutto rispetto, quindi se uno mi rispetta io rispetto a prescindere da chiunque sia la persona che ho di fronte, e quindi mi fa piacere avere questo tipo di rapporto, perché comunque a volte mi sento anche a disagio quando magari per strada mi fermano a fare la foto o a chiedere autografi, perché cioè, alla fine sono una persona normalissima, non sono nessuno, solo perché magari posso giocare a calcio, posso essere visto come magari un esempio per qualche bambino, fa piacere, però comunque alla fine sono una persona come un'altra. Male che negli anni può essere amico, diciamo, tra virgolette, di tutti, ma poi i rapporti veri rimangono con pochi.
io avevo un fratello che era per me Piermario Porosini, che poi è venuto a mancare qualche anno fa. Noi abbiamo avuto, diciamo, un rapporto bellissimo e poi molte cose magari non riesco a raccontarle perché sono cose nostre, però veramente ho conosciuto una persona diversa dalle altre, quindi c'è stato subito questo legame, perché alla fine noi abbiamo giocato solo 6 mesi insieme, però si era creato qualcosa di diverso rispetto a magari con le amicizie che, oppure con altri giocatori, che altri rapporti che ho avuto con altri giocatori. L'ho sentito subito, ma se ne è accorta anche mia moglie, se ne sono accorti anche i miei genitori. Lui è venuto molte volte a Roma con la sua fidanzata, venivano spesso. E poco prima che morisse venne, io giocavo a Verona, lui giocava a Livorno, venne una settimana prima, venne a casa mia a Verona, ci guardammo il derby Roma-Lazio insieme. Cioè, c'era un rapporto proprio fraterno e quindi lo ricordo sempre con molto affetto e porto la sua maglia perché voglio che il suo ricordo che non venga mai dimenticato, insomma, e finché giocherò lo porterò sempre con me. Ma più che appassionato di musica mi piace cantare, sono un appassionato di canto, quindi mi piace cantare, ho cercato di suonare il pianoforte, ma sono ancora le prime armi, non vorrei prendere qualche lezione perché è molto difficile, farlo da autodidatta è veramente difficile, però per esempio sto facendo per fare lezione a loro di pianoforte, stanno iniziando a suonare già da qualche mese, vedo miglioramenti, poi loro sono spugne in questo periodo d'età, assorbono tutti gli input che le dà la maestra e quindi mi piacerebbe che loro imparassero a suonare uno strumento, a prescindere dal futuro se possa essere il loro mestiere o no, mi piace dare più conoscenze possibili a loro, perché io magari non ho avuto la fortuna di poterle fare da piccolo, perché comunque giocavo tutti i giorni a calcio, non avevo tempo per poter fare altre cose, perché alla fine mi allenavo tutti i giorni, poi dovevo studiare e quindi non avevo il tempo materiale per poter imparare una cosa che mi sarebbe piaciuto imparare da piccolo. E negli anni poi il carattere si crea, soprattutto quando uno ha delle delusioni più che dei risultati positivi, ti aiutano più le delusioni. E penso che questo sia il 22 luglio che anche lo scorso anno, che è stata una stagione particolare, ci abbia dato ancora quel qualcosa in più e poi comunque sono arrivati tanti giocatori, tanti uomini che ci stanno dando una grossa mano, a partire dal direttore, dal mister, ma mi riferisco soprattutto ai giocatori che sono arrivati, che comunque sono persone con esperienza come noi, sono ragazzi positivi, ragazzi oltre che giocatori fortissimi, che hanno un carattere comunque vincente, e penso che quello poi messo tutto insieme possa creare quell'alchimia giusta per poter raggiungere gli obiettivi. Penso anche da fuori questo si respiri, questa forza, questa diciamo, non so come descriverla, però questa sensazione di forza la mostriamo anche all'esterno, ma soprattutto anche alle squadre che ci giocano contro, secondo me un minimo di timore ce l'hanno e questo noi lo notiamo, sono sensazioni che noi giocatori le sentiamo quando entriamo in campo, questo rispetto nei nostri confronti, questa paura di affrontare il Bari e dobbiamo far sì che questa cosa possa aumentare di domenica in domenica e diciamo che possa coinvolgere tutta la città, perché poi tutti insieme siamo ancora più forti.